Artisti emergenti. Artisti emergenti. Bene, caro Vittorio, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qua. Benissimo, una nuova voce alla radio inteso come proprio voce, nel senso che anche se non è che tu sei un cantante, però sei una nuova voce alla radio per noi, quindi una nuova conoscenza, possiamo anche dire così. Ma una nuova voce alla radio che tra l'altro, voglio dire, è talmente giovane che hai fatto un percorso pazzesco, devo dire, no? E quindi cioè, già sei praticamente diplomato in sassofono di primo livello, non solo, poi nasci come batteria, come percussionista, no? E quindi non ti fermi mai. Allora, racconta un pochettino te, chiaramente in poche parole, chi è Vittorio Cuculo? Allora, intanto buonasera a tutti gli amici di Radio Vela International, è un piacere essere qua con voi. Chi è Vittorio Cuculo? Ma guarda, facciamo un sunto breve, vista anche la mia età, insomma, ho 26 anni, io comincio a studiare da piccolino musica grazie alla mia famiglia che mi ha sempre indirizzato, sostenuto e spinto verso questa bellissima e meravigliosa strada. È cominciato un po' con le pentole a casa perché percuotevo tutto e poi i miei genitori si sono accorti che avevo questa spinta musicale a voler conoscere questo mondo meraviglioso e mi hanno indirizzato verso lo studio delle percussioni. Dopodiché è arrivato in maniera molto veloce il sax, perché mio papà mi fece ascoltare un disco di jazz e me ne innamorai immediatamente. Ho scelto il contratto e mi regalò questo primo strumentino da battaglia. E da lì è nato questo amore smisurato verso questa musica. Io ho cercato un po' di indirizzarmi subito verso un percorso di studi e ho fatto il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma sotto la direzione del maestro Alfredo Santoroci, che saluto e ringrazio tutt'oggi, con il quale studio attualmente al biennio di jazz a Santa Cecilia. E poi ho fatto il triennio a jazz sotto la direzione del maestro Maurizio Giammacco e ho frequentato anche i corsi con Stefano Di Battista a Santa Cecilia, verso il quale ho una grandissima stima, come verso tutte le figure che guidano e continuano a guidare un po' la mia formazione. Ho cercato di portare avanti un po' le esperienze musicali inserendomi un po' nelle orchestre, ho avuto modo di partecipare a quelle che sono state delle esperienze molto molto formative, tra le quali anche l'orchestra di Mario Corvini, l'orchestra di Emanuele Urso, insomma tante formazioni che mi hanno poi spinto, l'orchestra nazionale Giovani Talenti Jazz condotta dal maestro Paolo Damiani, e una serie di esperienze che poi mi hanno portato a maturare un po' una concezione un po' più solistica della mia dimensione musicale. E da lì in poi ho cominciato un po' a pensare alla mia formazione, che oggi è il Vittorio Cuculo Quartet, con una grandissima figura come quella di Gigi Amunari e con Danilo Blaiotta e Enrico Mianulli, Danilo a pianoforte, Enrico Mianulli a contrabbasso. Bene, quindi hai capito, Vittorio, cioè, in pochissimo ci ha raccontato la sua vita, praticamente da grande musicista, grande concertista. Ma questa passione però come ti viene così? Non può essere un qualcosa che qualcuno ti ha comunicato, non so, chi è che ti ha fatto prendere la voglia di questa cosa del sax? Diciamo che la passione viene appunto dalla famiglia, però io dai banchi di scuola ero quello che stava con le cuffie, oppure insomma non ero molto dedito alla scuola, quindi sì. L'ho scritto anche in un post, purtroppo me ne scuso perché a scuola non ero proprio una cima, però insomma volevo tanto studiare sax, volevo tanto fare musica e la passione della musica viene appunto dalla voglia di esprimere alcune cose che trovo che a parole non siano possibili da esprimere, quindi ho scelto di farlo attraverso questo meraviglioso strumento e diciamo ci sto provando con la massima serietà e impegno che posso metterci, ci metto sempre tutto me stesso, cercando di continuare ad andare sempre avanti. Allora, mi chiede Giorgio da Pescara, ma che musica ascolti? Ma io ascolto tutta la musica, penso che la musica poi sia un linguaggio universale che unisca. Ho avuto dell'esperienza all'estero e questo mi ha confermato anche
questo che penso da tanto tempo, cioè che la musica alla fine è un linguaggio che ci rende tutti uniti, anche se non parliamo la stessa lingua e non siamo della stessa religione o della stessa nazione, tutti quanti alla fine di un brano battiamo le mani a un concerto, e questa è una cosa meravigliosa che ci unisce nella musica. Io ascolto tutta la musica, dal jazz al pop alla leggera, alla, devo dire che insomma ho una visione abbastanza alla classica, insomma non faccio particolari distinzioni, cerco di ascoltare il più possibile, ascoltare, potrei dirti i giganti del jazz come anche la classica, come il pop, devo dire che non faccio particolari distinzioni di genere. Ho capito. Allora, a questo punto io direi di farlo ascoltare, no? questo brano su cui, appunto, dove tu, no, interpreti alla grande col tuo sax, appunto, questo Ce la posso fare, no? E nel frattempo, allora, noi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano e poi ti voglio fare una sorpresa. Andiamo, sì. Vittorio, con Ce la posso fare al jazz, Vittorio Cuculo.
insomma, ci dà, Vittorio. Beh, il nuovo Charlie Parker a questo punto. Oddio, dai. Grazie per i complimenti. Questa era Ce la posso fare di Roberto Spadoni, dal disco appunto Between, che è questo per Alfa Music, di Fabrizio Tabatore e Alessandro Guardia, che saluto e ringrazio. È stato veramente molto bello poter avere un brano di Roberto Spadoni nel nostro disco. Ce la puoi fare sicuramente. Poi, guarda, se non vuoi essere paragonato a Charlie Parker, ti posso paragonare a Sonny Rollins, non lo so. Io proprio per farvi tremare un altro mozzo. E vabbè, dai, questi sono mostri sacri, ma tu sei molto bravo col sax. Veramente fantastico. Però abbiamo una telefonata in corso di un nostro amico, che un radioascoltatore, che voleva farti un saluto. Pronto? Ecco, buonasera. Buonasera. Ho apprezzato molto questo brano e questo quartetto di questo giovane sassofonista, mi sembra che sia molto promettente. E anche questa composizione mi sembrava molto bella, perché ha già dei pezzi molto belli questo Vittorio. È vero, è vero. E volevi fare una domanda al nostro amico Vittorio? Il nostro grande musicista. Sente Vittorio? Sì, ti sente. Sì, Roberto, che piacere. Ah, ma l'hai svelato allora, l'hai capito che era lui. No, insomma, una figura importante come Roberto. È uno scherzo, come stavamo dicendo, Roberto. Allora, Roberto, cosa possiamo dire innanzitutto di questo ragazzo? Ma io questo ragazzo lo conosco molto bene, molto molto bene, perché lo conosco da quando è nato. I suoi genitori sono i miei carissimi amici, quindi l'ho visto veramente, vuol dire che l'ho visto crescere. Ho capito. Dai primi passi, però ho seguito anche i passi musicali, quindi ho avuto occasione anche di portarlo un po' come qua in qualche seminario. Poi ci siamo rivisti a Siena Jazz, dove Vittorio ha fatto un brillante triennio, e oggi insomma è esploso quel vulcano che già si percepiva insomma negli anni più giovanili, e adesso mi sembra che sia lanciato verso una carriera. Tu in che momento, Roberto, ti posso fare una domanda? In che momento hai capito, ci diamo del tu, quindi tra radio, cioè, non c'è problema. Quando è che hai capito davvero, perché voglio dire, voi che siete in questo mondo lo capite, no? Perché a un certo punto potevi anche dire, insomma, Vittorio, insomma, è scarsino. Quando hai capito che veramente c'era del talento? Ma ripeto, l'ho visto crescere praticamente giorno dopo giorno, quindi il momento esatto è difficile capirlo, però c'è una cosa che si percepisce in certi, in certi giovani, in certi, ma non sono tanti giovani, però i giovani colpisce di più, che è questa, a un certo punto vedi che si è acceso un qualcosa, una passione irrefrenabile, una voglia di arrivare, una spinta interiore incredibile, e a quel punto senti questo treno che parte e che finalmente si fermerà, insomma. E Vittorio ha dato nettamente questa sensazione, dopo aver maturato per tanto tempo insomma le sue idee, aver rimuginato, aver studiato tanto. Vittorio è veramente uno che sta col sassofono in mano dalla mattina alla notte, e forse anche tutta la notte, quindi diciamo che c'è anche proprio una sua fusione con lo strumento che è anche impressionante da vedere, perché ha raggiunto dei livelli fantastici, fantastici. Quindi è proprio questo, è quasi un paganismo, adesso so, viene da dire, cioè il suo corpo proprio che è diventato quasi un tutt'uno, e quindi insomma penso che ancora tanto ne vedremo, insomma, perché il ragazzo continua a crescere a vista d'occhio. Certo. E tu hai visto insomma crescere, appunto hai detto, passo per passo, no? Però come giustamente dicevi, se non c'è una risposta, no, da parte del giovane, perché magari ha più voglia di andare a farsi due calci al pallone invece di andarsi, no, a studiare, come hai detto, del sax. Io questo l'ho notato con mio nipote, con il pianoforte, no? Il pianoforte, a un certo punto mio nipote dice: babbo, non voglio andare più a giocare a pallone perché non mi piace, voglio fare qualcos'altro, mi piacerebbe suonare il piano. Quindi devo dire che è diventato molto bravo anche lui, quindi devo dire che c'è questa come posso dire, deve esserci per forza una risposta, secondo me, da parte chi poi, no, deve iniziare a suonare uno strumento, eccetera, perché altrimenti... Assolutamente, noi che siamo un po' più grandi, che magari ci occupiamo anche di formazione, di insegnamento, io lo faccio molto, tant'è che vedo tanti giovani che sono passati un po' anche dalle mie parti, insomma, fare grandi cose, però noi che facciamo? Noi inseminiamo, cerchiamo di concimare, di annaffiare, ma poi i fiori devono nascere, i frutti soprattutto, da loro stessi. Quindi a un certo punto vedi che qualcuno prende, c'è quella marcia in più, per cui a un certo punto prende la strada e comincia a camminare. Cosa puoi dire,
caro Vittorio, al nostro maestro Spadoni? Intanto cosa posso dire? Sono molto emozionato comunque da queste bellissime parole, perché come ha detto Roberto c'è un rapporto molto profondo che ci lega, e soprattutto è una guida, è un punto di riferimento per me, lo è e lo rimarrà sempre. Poi ci ha regalato un bellissimo brano Come ce la posso fare e le sue splendide note di copertina, quindi è stata veramente una gioia immensa per me poter eseguire il suo brano e avere il suo contributo in questo mio primo lavoro discografico, e ringrazierò sempre Roberto Spadoni per la sua vicinanza e per la sua guida in questo percorso musicale che sto cercando di intraprendere con massimo impegno. Quindi ancora grazie Roberto, grazie veramente. Figurati, figurati, ormai Vittorio sono io che avrò qualcosa da imparare da te, ormai già ce l'ho addirittura. I frutti che tiro fuori Vittorio sono sempre più, sì, più maturi. È vero, questo è brano vero. È un brano che appunto è un po' la sigla dell'Orchestra di Siena Jazz, in cui Vittorio ha militato per 3 anni, certo. E tanti giovani sono appassionati anche al titolo, certo, un po' che certo. È una spinta, no? E quindi sono molto contento che lui l'abbia scelto per questa registrazione, è una soddisfazione anche per me. Roberto, mi ha fatto molto 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 piacere averti qui a giocare con noi, per fare un po' la sorpresa, come abbiamo fatto questo scherzo al nostro Vittorio. Mi farebbe davvero piacere, perché noi abbiamo una rubrica dalle 2 alle 7 di notte che si chiama Jazz in the Night, quindi è una rubrica che forse è una delle poche radio in Italia che fa 5 ore di jazz tutta la notte, e di pezzi un po' particolari, no Vittorio? Spiegalo un po' anche te. Vabbè, passa non solo del jazz classico, ma anche influenze esterne, influenze sudamericane, pezzi di buona fattura comunque sia. E quindi ecco, vi invito, chi non ha niente da fare dalle 2 alle 7 di notte, di poterle. È un po' come, non so se vi ricordate, radio Stereo Notte di una volta, no? Forse Vittorio era come piccolino. No, Roberto, tu, quanti anni hai, scusami Roberto? Io adesso ce ne ho 56, quindi come me. Notte l'ho vissuto in pieno. Come me, quindi abbiamo la stessa età, tra l'altro, quindi mi fa anche piacere. E di conseguenza, considera che era quel periodo, no, molto particolare, le nottate, no, bellissime con i nostri amici e colleghi di Radio Stereo Notte. Va bene, Roberto, mi ha fatto davvero piacere, volevi salutare Vittorio? Sì, come no, Vittorio, in bocca al lupo per tutto e tanto siamo in contatto. Sempre, insomma, complimenti anche a voi per le trasmissioni, per queste attività che grazie. Noi, più se ne fa e più è bello. Cioè, noi gli emergenti ci stanno davvero molto molto a cuore, e parlare di emergente Vittorio devo dire che per me è stato molto difficile, perché davvero già quando mi ha mandato il curriculum non sapevo, oddio, questo come faccio a raccontare la vita di Vittorio? 3 anni, c'è da parlare un'ora se basta, e quindi sì. E quindi mi fa molto piacere, e complimenti anche a te per aver dato questa possibilità, cioè per aver creduto, insomma, e soprattutto cresciuto, in questo caso si può dire, no Vittorio, di aver cresciuto il nostro Vittorio. Grazie ancora Roberto, e buona grazie continuazione di programmazione. Anche a voi buona serata. Buona serata, ciao, 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 buona ciao. Serata. Bene, allora a questo punto abbiamo sentito la voce di Roberto Spadoni, davvero un amico della radio, un amico del jazz, un amico di un sound davvero tutto nostro, no? Cioè, adesso io direi di andare con la seconda canzone, no? Vittorio, la vuoi un attimo presentare te? Sì, allora il secondo brano che pensavo di far ascoltare è appunto Mr. Gomez, che è un brano scritto da Enrico Mianulli, che è il contrabbassista del mio gruppo, anche lui compositore, arrangiatore, musicista con il quale ho avuto tante esperienze anche estere e con il quale ho deciso di condividere questa avventura, perché questo gruppo poi al di là di tutto è anche una famiglia con i ragazzi che condividono con me questa avventura, perché JJ, che è il nostro decano, la colonna del jazz italiano, per me è veramente una persona talmente speciale, una parte del mio cuore. I ragazzi sono come dei fratelli, anche perché è come una grande famiglia. Quindi il brano che si ascolterà è di Enrico Mianulli, e che ringrazio anche a lui per avercelo dato come traccia nel disco, e l'ha scritto proprio pensando un po' a quello che era lo stile del disco, quindi la mia interpretazione musicale. C'è questo filo che ci lega con Enrico, che è particolare, musicale. Lui riesce sempre a darmi
una spinta molto forte musicalmente. Con lui ho condiviso anche un'esperienza estera molto importante in Russia, al Teatro dell'Opera di Astrakhan. Siamo andati a suonare facendo un bellissimo concerto in sold out, quindi veramente momenti pazzeschi. Quindi Mr. Gomez, il secondo brano. Benissimo, andiamocelo ad ascoltare, Vittorio. Pronti? Thank you.
Ma suonavi anche le percussioni, Vittorio, qua? Pronto, Vittorio? Il nostro decano della batteria italiana è Jeff Munari. Ho capito, quindi tanta roba, voglio dire. Gege poi è pauroso, guarda, è stata un'esperienza registrare in studio live con lui che è veramente allucinante, lui è veramente pazzesco, veramente un'energia incredibile, veramente guarda, è una delle esperienze più belle della mia vita, registrare con un grande come lui mi ha dato veramente tanto e mi continua a dare tanto, soprattutto dal punto di vista umano musicale, mi guida sempre, è veramente un faro nella mia vita Gege. E come sei venuto a conoscenza di JJ? Vabbè, già lo conoscevo comunque di nome, quindi insomma il nome JJ Munari si conosce e si straconosce. Poi personalmente ho avuto la fortuna di incontrarlo tramite appunto il mio grande amico e collega Enrico Mianulli, che me l'ha presentato, mi ha un po' introdotto a lui e poi devo dire che ha sposato la causa e da lì è nata la nostra collaborazione, è nato un rapporto bellissimo, veramente speciale. Ringrazierò a vita JJ per aver preso parte a questa recitazione, a questo progetto, perché ne siamo veramente tutti onorati e entusiasti. Certo. Allora guarda un attimo che ti passo una persona, sentiamo sì. Un po' chi è, vediamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? 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 Buonasera, ciao Vittorio. Ciao Enrico, benvenuto, che bello sentirti in diretta. E quindi un'altra bella sorpresa, no? Abbiamo Enrico. Cosa possiamo dire di questo ragazzo? Anche a te, l'ho detto a Roberto Spadoni e lui ci ha detto delle cose. Tu che cosa ci puoi dire invece di Vittorio? Ma la prima cosa che secondo me è più importante è che è un bravissimo ragazzo, e già questa è una dote rara, no? Poi è una persona piena di energia, Vittorio è vulcanico, mentre penso che già ne sta pensando altre 5. Non vedo l'ora di fare un altro progetto, di fare un'altra cosa. È una di quelle persone intorno alle quali insomma sei sempre stimolato, no? Certo. Sono un po' più grandi, mi fa sentire più giovane, insomma. Certo. E quindi, beh, certo, una cosa. Tu anche te come hai avuto modo di conoscere Vittorio e di capire il suo talento? Abbiamo un nostro ascoltatore che ci sta chiamando continuamente. Purtroppo ci sentiamo questo sottofondo. Tu purtroppo non posso fare nulla. E come dicevo, quindi Vittorio, come l'hai avuto anche te l'idea di capire, no, che era un talento fantastico? Ma queste sono quelle domande, è come quando in televisione nelle trasmissioni sportive c'è qualcuno che dice io ho scoperto Totti, io ho scoperto Roberto Baggio e quindi si scoprono da soli, insomma non è che sempre insomma ci voleva poco a sentire di parere perché sai contare, sicuramente è una persona più talentuosa, no? Più dotata, quindi non è che dire che è una scoperta, insomma, mi sembra appropriarsi di qualcosa che non ci appartiene. No? Certo. Cosa puoi dire te, Vittorio, al nostro amico Enrico? Il nostro... Che devo dirti, Enrico? Noi siamo compagni di viaggio, compagni di vita, compagni di esperienze. Con Enrico abbiamo passato tanti di quei momenti belli, stupendi, anche intensi, anche molto delicati. Però devo dire che è come un fratello, perché è un fratello maggiore che non ho mai avuto e lo considero veramente anche lui una parte di me, perché condivido tutto con lui, poi anche al di fuori del lavoro condivido non solo concerti ma consigli, pareri. E poi soprattutto il disco che abbiamo fatto insieme, io lo ribadisco sempre, non è il mio disco, è mio perché io ci ho messo l'idea, ma insomma il disco è il nostro, quindi è un'avventura che abbiamo scelto di percorrere insieme, tutti e quattro insieme. E con Enrico ci ha dato un particolare contributo, anche perché ci ha dato due brani che sono splendidi. Io ogni live amo suonare i suoi brani e lui lo sa, come quelli di Danilo, e quindi amo veramente interagire con Enrico sia dal punto di vista musicale che umano, e ci lega veramente un'amicizia molto profonda, un rapporto veramente come se fossimo dei fratelli, quindi insomma è un'avventura che mi auguro prosegua per tanti tanti anni insieme. Benissimo Enrico, allora però bisogna che abbassi un po' la tua radio, perché sennò abbiamo un rientro pazzesco. Prego Enrico. E quindi qual è il futuro di questo ragazzo? Quanto potrà ancora crescere secondo te?
mi auguro di continuare a crescere per tutta la vita. Beh, certo. Quando si suona non c'è un limite di età. Non c'è, esatto. La fortuna di suonare con un meraviglioso 86 enti che ogni anno è più forte dell'anno precedente, e quindi già un modello da seguire. Infatti, infatti. Bene, noi abbiamo ascoltato questo Mr. Gomez, è davvero un brano fantastico. Io ti ringrazio tanto, Enrico, di essere intervenuto in trasmissione, perché davvero ci state regalando un momento di musica molto molto bello, devo dire. Io ho conosciuto Vittorio tramite, non so come chiamarlo, Andrea e Federica, no? Insomma, Vittorio. Federica è una tua amica? È una tua zia? Non ho capito di preciso. No, diciamo sì, io abbiamo diverse amicizie in comune, tra cui anche Giorgio, insomma c'è un giro un po' di amicizie in comune. Ho capito. Che ci ha portato a conoscerci, però questo è stato un incontro molto molto fortunato e ne sono veramente contento e felice. E tra l'altro non finirà qua, caro Vittorio, perché noi ormai ti sei accasato a Radio International, e tutte le cose che farai in futuro insieme sia Enrico che con Roberto le vorrò tutte ascoltare, e vorremmo tanto tanto avere questo disco che tu ci hai fatto vedere prima. Se lo vuoi far rivedere, tra l'altro, ci fa molto piacere. Mi apro di mandarvi il disco, e poi tra l'altro avremo sempre questo squadro, avrò sempre questo squadrone dietro con GG, Enrico e Danilo, e certo. Insomma è uno squadrone che andrà avanti parecchio, quindi certo. Insomma farò di tutto. Benissimo. Per continuare ad andare avanti con loro e esserci sempre. Benissimo, d'accordo. Enrico, io ti saluto tanto, grazie, ripeto ancora, di essere intervenuto e di averci grazie così. Grazie, grazie. Grazie Enrico, davvero, davvero, grazie, grazie molto. Ciao. Grazie, grazie ancora. Allora, veniamo a noi, c'è sta un numero privato che ci sta continuamente chiamando. Io non spero che non siano i tuoi genitori che ci vogliono dire qualcosa. Mi dispiacerebbe, no, che io chiudo continuamente, però non posso rispondere, un numero privato proprio non posso rispondere. No, guarda, ma mio papà tra l'altro è un po' anche, mi segue dal punto di vista professionale. Perfetto. È al parte di tutto, quindi insomma non potrebbe essere mio papà o mia mamma. Allora, io però ho altre cose. Allora, innanzitutto volevo chiederti una cosa. Ci puoi fare una svisatella? Così, è una svisatella detta romana. Perché anzi, Vittorio, Vittorio non vede l'ora, è da prima che mi dice: ma fagliela fare. Sempre, diciamo, ci suoniamo, moriamo dalla voglia di suonare. E anche perché dovete sapere, cari amici di Radio International, che lui abita in un condominio, quindi Vittorio, i problemi sono piuttosto importanti. Insomma, no, devo dire che anche dal suo punto di vista abbiamo fatto un concerto bellissimo nel cortile del palazzo. Ah, quindi... bello! Della quarantena del Covid, c'è sta su YouTube il concerto, c'è la diretta Facebook, c'è tutto. Okay. Ci hanno seguito in tantissimi, sono stati proprio veramente gentilissimi i condomini, ci hanno applaudito tanto, è stato un momento veramente bello, quindi anche dal punto di vista del condominio sono capitato bene, quindi su questo insomma devo dire che sono stato abbastanza fortunato. Vabbè, avere un erede di Charlie Parker non è da tutti i condomini, no? Si prova. Io poi, avendo un fratello violinista classico più piccolo di me, che ha partecipato tra l'altro al disco nella traccia Vedrai, hanno sempre la musica a contatto nel condominio, quindi insomma capite che è inevitabile sentire le nostre note durante il giorno. Bene, allora facci ascoltare qua una svisatina, dai. Grazie Vittorio, davvero. Bravo, allora bravo, aspetta che ci sono delle domande che sono arrivate velocemente, magari Vittorio ti chiedo questa cortesia. Allora, abbiamo, ciao Vittorio, perché i giovani tuoi coetanei dovrebbero preferire il jazz rispetto ad altri generi musicali come il pop? In realtà non è che si tratta di preferire, se mi posso esprimere su questo, voglio dire, il jazz io l'ho scelto perché mi diciamo è più adatto a me per consentirmi di esprimermi al meglio, ma insomma ognuno può scegliere il genere che preferisce, insomma non necessariamente il jazz. Certo. ma l'importante è che scelga la cosa giusta. Quella, ecco, quello sì,
Allora, ciao Vittorio, sono una tua fan. Una tua fan, attenzione, qui Vittorio, andiamo su. Volevo farti una domanda: com'è lavorare a fianco di una grande ed importantissima figura come JJ Munari, l'uomo del perenne sorriso? Com'è JJ? Com'è lavorare a fianco a lui? È un'esperienza meravigliosa, è una cosa stupenda, perché un grande musicista come lui ti insegna sempre che la musica va presa con il sorriso, con la voglia di fare, e con la voglia di fare sempre meglio, e soprattutto con la serenità e la gioia d'animo. Quindi io non mi scorderò mai il concerto che abbiamo fatto di presentazione del disco all'Alexanderplatz Jazz Club, che è veramente il tempio del jazz della famiglia Rubei, che saluto e ringrazio ancora per averci voluti nella presentazione del disco. Ciao Eugenio, ciao a tutti. E non mi dimenticherò mai quel concerto lì, perché JJ mi trasmetteva tanta voglia di fare, questo sorriso sempre, questa grande gioia, ma che poi è là in tutti i concerti, quindi mi arriva sempre positività da lui, da Enrico, da Danilo, ma lui ci insegna proprio che la musica va vissuta come quello che è, quindi una dimensione di vita, e trasmettere il messaggio agli altri di benessere e di gioia e di tranquillità. Un saluto a tutti voi di Radio Vela International, Federica e Chef Andrea. Grande Vittorio Cuculo, ce la posso fare, è fantastica, e tu ce la stai facendo alla grande, bravo. Questo era un complimento di Federica, chiaramente. Poi qui mi sta dicendo: peccato, sarà la prossima volta. Un saluto a tutti per il video, stava dicendo, video, non vi preoccupate che forse riusciamo a mandarlo stanotte, oppure quando riusciremo, però è registrato, l'importante è che sia registrato. E no, quindi posso dire che l'ho posto anche io dei miei canali social, perché ho pagina artista, Instagram, potete trovarmi dovunque, Instagram, Facebook, Twitter, certo. Poi potrete vederlo. Buona serata a tutti. Vorrei fare una domanda a Vittorio: sono curiosa di sapere da cosa è nata la tua passione per il jazz. Ma questo già, comunque, se vuoi velocemente dire qualcosa. La mia passione per il jazz è nata grazie a mio papà, che mi ha fatto ascoltare un disco di jazz, Charlie Parker. Da lì è esploso l'amore e eccomi qua. Allora, mi spiace da Dubai, mi spiace, peccato per la diretta video. Buonasera a tutti, una domanda per il nuovo talento del jazz italiano, Vittorio Cuculo. Hai dovuto compiere molti sacrifici per arrivare dove sei ora. Il gioco è valso la candela? Allora, i sacrifici sono tanti, diciamo le fatiche soprattutto sono tante, perché bisogna studiare tanto e bisogna sempre dare molto, bisogna dare tutto, tutti se stessi. Però sì, ne vale assolutamente la pena, perché è il lavoro più bello del mondo, lo continuerò sempre a dire, e vedendo musicisti più grandi di me, più esperti e molto più bravi di me, ringrazio di aver scelto questa strada, perché è un lavoro che mi sprona veramente anche attraverso loro. Potrei farti tanti nomi che voglio ringraziare, anche Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, appunto JJ Munari, Roberto. È un lavoro che mi sprona sempre a dare di più, e questa è una cosa che in altre cose non si riscontra così. Un altro vocale da Dubai. Buonasera a tutti amici Radio Vela International, volevo fare una domanda se possibile al nuovo talento del jazz italiano Vittorio Cuculo. È un piacere averti oggi in diretta radio. Volevo sapere, hai dovuto compiere molti sacrifici per arrivare dove sei ora, giusto? È praticamente la domanda vocale. Un grandissimo abbraccio da Dubai. Però volevo farla ascoltare, giustamente, no? Perché da Dubai ti stanno ascoltando degli amici. Quindi voglio dire, dietro l'angolo, Vittorio. Dietro l'angolo proprio. Ne avrei conoscere la voce e la saluto. Ciao, abbiamo altre domande. Di sabbia e l'altro. Esatto, abbiamo altre domande, ma chiaramente te le farò pervenire, insomma, non ti preoccupare, ma ci saranno altre puntate con te, Vittorio, perché ce l'hai promesso, quindi anzi, ti voglio assolutamente. Io devo ringraziare adesso veramente con tutto il mio cuore la nostra Federica, che ci ha dato il tuo contatto e che hai fatto bene, tra l'altro, a pubblicare sul gruppo di Radio Vela International la tua presentazione, mi ha fatto davvero molto piacere. Bene, Vittorio, noi ci salutiamo, e volevo soltanto questo ricordare che comunque l'audio di questa puntata bellissima con la tua musica sarà in onda domani mattina alle 10.
domani pomeriggio alle 17 e domani sera alle 22. Quindi chi volesse riascoltare la replica lo può fare. Per il video ci stiamo lavorando e comunque ve lo faremo sapere, non c'è problema. Tu Vittorio glielo farei sapere tramite i tuoi social. No, assolutamente, io vi ringrazio ancora, è stato un grandissimo piacere essere vostro ospite, vi ringrazio per la considerazione e per lo spazio che mi avete dato e spero di tornare quanto prima con tanti progetti a cui stiamo lavorando e siamo ansiosi di portarveli. Certo, certo, grazie. E aspettiamo il disco, Vittorio. Non ti dimenticare, perché io ti chiamo. Assolutamente, non mancherò. Tranquillo. Allora, ciao Vittorio e a presto. Ciao. Ciao, 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 buona ciao, serata. Ciao. Ciao.